Buongiorno professore. Buongiorno, Franco. Salute, evviva. Viva. La ringrazio molto di aver accettato di partecipare a questo evento organizzato dall'Ordine degli Avvocati e dagli Ordini dei Commercialisti di Modena. Piacere mio. Poi quando Scalabrini comanda io vi dico. Non c'è problema. Prego. Molto bene. Aspettiamo un minuto e poi dopo diamo il Sì, via. per carità. Perfetto. Ci siamo divisi i compiti così, faccio io un brevissimo saluto introduttivo, poi passo la parola ai rappresentanti dei due ordini che invece approfondiscono dal punto di vista istituzionale il tema e poi dopo la parola infine al moderatore, il dottor Scalabrini, che saprà come meglio indirizzare i suoi interventi, immagino. Bene, tutto secondo rito. Perfetto. Iuri, io direi a questo punto di partire, per te va bene, mi sembra che sia l'orario corretto. Perfetto, grazie Presidente. Sono le 15, il pubblico è già tutto nella stanza. Grazie. Perfetto, benissimo. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questo interessante incontro che è stato organizzato dalla Commissione Certamente Contenzioso degli Dottori Commercialisti di Modena, insieme anche all'Ordine degli Avvocati, e che vede come graditissimo ospite il professor Cesare Grandi. Il tema dell'incontro di oggi è appunto l'interpretazione degli atti tributari, poi con questa domanda un po' provocatoria, c'è un nesso con la riforma della giustizia tributaria, e poi come sottotitolo infine il commento ad alcuni recentissimi arresti, principalmente quello della sentenza della Corte Costituzionale 158 21 luglio 2020, che poi ha dato il via evidentemente anche ad altre considerazioni successive. Io ringrazio davvero tutti coloro che si sono attivati per permettere questo incontro, quindi ringrazio molto Corrado Scalabrini nella sua qualità di Presidente della Commissione. Torno a ringraziare davvero con molto piacere il professor Glendi e passo la parola a Claudio Previdi, che farà una sua valutazione introduttiva e porgerà anche i saluti dell'Ordine degli Avvocati di Modena. Buona giornata. Grazie mille Presidente, è un grande piacere essere qui con voi, soprattutto anche se intimorito, essere presenti in un'occasione in cui il professor Glendi ci onora e onora direi anche il foro nostro indirettamente degli avvocati, perché francamente non mi aspettavo di partecipare ad un evento di così alto spessore. Vengo subito al dunque ringraziando naturalmente l'Ordine dei Commercialisti, ringraziando Corrado Calabrini e naturalmente i correlatori. O meglio, io non sono un relatore, sono un presentatore, come dicevo prima al vostro presidente, mi permetterò solo di apparecchiare un attimo il tavolo per ovviamente lasciare la parola a chi più di me naturalmente può approfondire le questioni, le tematiche che sono sul tavolo. Tematiche che per noi avvocati, parlo da avvocato adesso anche se diciamo sono stato presentato come giudice tributario, io mi ritengo fondamentalmente un avvocato. Non faccio diritto tributario se non quando sono in commissione come giudice tributario. Mi sento per oggi molto avvocato per una ragione che poi dirò nelle conclusioni finali e che mi sta particolarmente a cuore. E anticipo il tema del diritto vivente che a noi avvocati da un po' di tempo a questa parte un po' disturba, questo diritto vivente, Proprio, questo, sì. questo concetto di un diritto che non è e che è deformalizzato e che si crea giorno per giorno nelle aule dei tribunali, anche al di fuori dei suoi argini e dei limiti che dovrebbero contenerlo, effettivamente sta creando non pochi problemi alla nostra categoria e non solo, credo, alla nostra categoria. L'occasione quindi è davvero ghiotta, offerta da queste sentenze della Corte Costituzionale, perché sembra quasi, e qui anticipo già quello che è una mia considerazione, una valutazione su queste sentenze, che la Corte abbia voluto ad un certo punto, in questa materia, che non è per niente marginale, è anche una materia da un punto di vista economico che ha certamente una rilevanza e non piccola, sembra che la Corte abbia voluto ad un certo punto mettere ordine e un pochino mettere un freno a quello Proprio che era un po' il dilagare, diciamo, di questo diritto vivente sul quale avrò piacere di ritornare alla fine del mio piccolo intervento.
Due parole su quello che è successo. Ora il quadro normativo lo diamo per noto a tutti. L'articolo 20 del testo unico, come modificato dal legislatore in due momenti successivi, in due leggi di bilancio, come reso retroattivo per introdurre quelle limitazioni che tutti conosciamo, che avevano lo scopo dichiarato effettivamente molto chiaro e chiaro anche ai giudici della Corte di Cassazione che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale, chiaro altresì al dottor Dorasi, che in una sentenza, devo dire, molto ben argomentata, molto ben motivata, ha sollevato anch'egli dalla Commissione Tributaria di Bologna la questione di legittimità in parallelo, ed è la seconda decisione della Corte, che tra l'altro è coerente con la prima, un quadro che è molto chiaro. Il legislatore interviene per arginare, interviene per in un qualche modo sconfessare la riqualificazione in termini di contratti di affitto, sostanzialmente parliamo di contratti di cessione, scusate, di azienda, tutte quelle operazioni che non sono definite dai contorni, dal perimetro degli atti che vengono presentati in registro, ma che vengono qualificate e definite grazie ai collegamenti negoziali, alla ricerca della causa concreta, dello scopo oggettivo, in applicazione dei principi dell'abuso del diritto, dell'equità, chi più ne ha più ne metta, e che avevano portato e hanno portato le commissioni tributarie, della quale anch'io faccio parte, e mi sono, devo dire, anch'io sempre orientato nelle decisioni a quello che era il principio fondamentale stabilito dalla Corte di Cassazione, a riqualificare attraverso questi collegamenti negoziali esterni, nei termini di affitto o vendita di azienda, quelle che erano operazioni che voi conoscete meglio di me, conferimenti di rami d'azienda, conferimento di immobili all'interno di società costituite ex novo con le cessioni conseguenti delle partecipazioni. Il legislatore ha fatto un intervento, è stato definito, questo mi ha colpito molto, dal dottor Dorasi, che è un magistrato che stimo moltissimo, un bravissimo magistrato di Bologna, che ovviamente tratta civile e commerciale, oltre che essere giudice tributario, è stato definito non a caso quello del legislatore un intervento a pie pari, proprio sulle testuali parole, sull'orientamento giurisprudenziale che si era formato. E questo mi ha fatto riflettere questa sua definizione di un intervento a pie pari su un orientamento che si era formato. Vale a dire, è come se nel sollevare la questione di legittimità costituzionale il magistrato in questione, così come la Corte di Cassazione, non avessero accettato il fatto che il legislatore avesse modificato, attraverso un intervento così chiaro, così preciso, quella che era un orientamento giurisprudenziale, quasi che fosse l'orientamento giurisprudenziale fonte di legge. Ovviamente questo non è neanche pensabile e accettabile. Le questioni sono tutto sommato state smarcate e definite in poche battute dalla Corte, perché la Corte non ha fatto altro che ritornare al vecchio concetto di imposta d'atto e tutto sommato sul principio di uguaglianza se l'è cavata abbastanza agilmente, dicendo che vabbè, se non si vede la disparità di trattamento tra chi decida di portare al registro un regolamento completo, quindi un atto completo di tutti i suoi elementi, e chi invece ritenga di raggiungere quegli effetti di quell'atto attraverso un collegamento con più negozi tra di loro, cioè non c'è disparità di trattamento nel momento in cui il contribuente ha la possibilità di scegliere il tipo di registrazione che andrà a fare. Così come non esiste assolutamente una violazione della capacità contributiva nel momento in cui si tratta di un'imposta d'atto, di una violazione dell'articolo 53, per cui la ricerca spasmodica di una capacità patrimoniale e quindi di una violazione dell'articolo 53 che i magistrati della Corte di Cassazione avevano tentato nella rilettura delle due norme in una, diciamo, funzione critica, perché non era possibile una lettura costituzionalmente orientata di queste due norme. Ecco, queste diciamo eccezioni sono state, e concludo sul punto, definite manifestamente illegittime da parte della Corte, che aveva peraltro ritenuto ammissibile la questione. E arrivo al tema che mi premeva e sul quale ovviamente ho apparecchiato, perché poi approfondirete sicuramente anche alla luce di quelli che sono i principi della riforma del diritto tributario questi temi. Il tema che mi preme è proprio quello dell'abuso del diritto. Perché davvero dalla sentenza, e ce n'erano state anche in precedenza, dalla sentenza, vi ricorderete, Renault, qui entriamo nel campo del diritto più civile, che non, ma cosa valete, è un istituto che forse nel diritto tributario ha trovato finalmente una sua configurazione, una sua definizione, nell'articolo 20 del DPR 181, no, del 1986, cioè finalmente ha trovato una sua configurazione positiva, ma l'abuso del diritto è, diciamo, un istituto che minaccia di sfuggire
al controllo, minaccia di sfuggire al controllo e minaccia anche di portare a delle decisioni che sono francamente assai discutibili. Il caso Renault è un caso che tutti conoscete, immagino vi ricorderete quando la Renault decise di recedere ad nudum da tutti i contratti con i concessionari che aveva con i concessionari di Renault in corso, e la Corte di Cassazione ritenne all'esito di un terzo grado di giudizio che quella decisione di recesso al nudum costituisse, nonostante la facoltà negoziale fosse espressamente prevista, un abuso del diritto. Ecco, io direi di aver quasi terminato, volevo solo sottolineare l'importanza di definire invece gli argini di questo abuso, perché nel momento in cui noi sta bene considerare il diritto come qualcosa che fluisce, un fiume che scorre, un fiume che corre, però nel momento in cui non poniamo dei limiti precisi e non definiamo in termini, così come è accaduto nell'ambito del diritto tributario, non definiamo i confini dell'abuso del diritto, ecco, minacciamo di fare straripare e tracimare quel fiume che certamente è vitale, delle norme che si evolvono attraverso l'interpretazione della giurisprudenza, però che possono anche diventare un vulnus al principio di certezza del diritto e al principio di legalità. Io mi fermerei qui e intanto ringrazio tutti per la pazienza ad aver ascoltato queste mie poche povere parole. Grazie mille. Grazie Claudio, grazie davvero, buongiorno a tutti. E grazie agli organizzatori di questo interessante pomeriggio di studi e devo dire davvero un grazie particolare al professor Glendi naturalmente, ma a tutta la famiglia Glendi, perché già alla fine del 19 avemmo l'occasione di confrontarci su un tema altrettanto interessante con l'avvocato Graziella Glendi, che insomma trattammo temi riguardanti la decadenza, la prescrizione, ma fu un pomeriggio di studi molto interessante. E naturalmente volevo dire al professore che si può considerare invitato di diritto a tutte queste iniziative che periodicamente con la Commissione, e in particolare grazie alla spinta propulsiva direi di Corrado Scalabrini, riusciamo a organizzare. Per parte mia davvero solo un rapido riepilogo cronologico di questa vicenda che per i pratici, cioè chi è sul campo come me ormai da molti anni nella professione, ma ha sempre creato un pochino di incertezze, di imbarazzi. Non c'è bisogno che dica che sono sostanzialmente tre le questioni professionali in cui ci si scontra con l'articolo 20 del testo unico del registro: il conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni, la scissione di società seguita da una cessione di partecipazioni della scissa o della beneficiaria, e un altro tema che poi quello diciamo trattato dall'ultima sentenza della Corte di Cassazione è la questione della vendita di diritti, atti o beni facenti parte di un'azienda. Allora, come giustamente diceva l'avvocato Previdi, è chiaro che la modifica di fine 17 all'articolo 20 ha costituito uno spartiacque. Sappiamo tutti che prima di quella modifica si era formata una corrente giurisprudenziale notevolmente maggioritaria, anche se non unanime per la verità, nella quale si diceva è prevalente la natura intrinseca degli atti e bisogna dare prevalenza a quelle agli effetti giuridici degli atti stessi rispetto al loro titolo e alla forma apparente. Quindi l'interprete doveva privilegiare il dato giuridico reale dell'effettiva causa dell'operazione economica rispetto al tipo negoziale al quale le parti hanno fatto ricorso.
In verità c'era anche una corrente minoritaria, c'era una Cassazione a chi interessa del 2017, in cui diceva l'amministrazione finanziaria non è tenuta a confermarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, ma non può travalicare lo schema tipico in cui l'atto inquadrabile, salvo poi dare la prova da parte sua sia del disegno elusivo sia della modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali. Per cui, insomma, in sostanza l'ufficio in sostanza applicava una sorta di norma attraverso l'articolo 20, una sorta di norma antielusiva. In questo quadro, come giustamente diceva l'avvocato Previdi, interviene la modifica all'articolo 20 del TUR con una disposizione che si dice deve essere applicata per l'individuazione della tassazione del singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo, e questo è il punto, da elementi... Prego? Prescindendo da elementi interpretativi estranei all'atto stesso e alle disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare. E quindi saranno pertanto irrilevanti ai fini della corretta tassazione gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad un'assimilazione di fattispecie contrattuale giuridicamente distinte. Tradotto questo lungo discorso per arrivare a dire che non si può assimilare ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote. E su questo punto però la questione sembrava fosse finita lì, ma in realtà rimanevano due punti ancora da chiarire. La prima è se questa norma avesse carattere innovativo, cioè fosse applicabile solo agli atti formati dal 1 gennaio del 2018. Su questo punto si è intervenuti con la legge di bilancio dell'anno successivo, cioè quella del 2019, si è detto che la norma aveva carattere interpretativo, quindi andava anche applicata anche per gli atti applicati prima del 2018, ma la questione è finita davanti alla Corte Costituzionale, che poi si è espressa con l'ultima recentissima sentenza. La questione però più interessante era quella di, come dire, di chi aveva intravisto nella modifica dell'articolo 20 una sorta, non so come chiamarla, di eccessiva limitazione dei poteri dell'amministrazione finanziaria fino a portarla a violare gli articoli 353 della Costituzione. E diciamo che la Corte, con la sentenza 158 del 2020, come curiosità presieduta dall'attuale ministro della giustizia, presidente Cartabia, ha invece nuovamente valorizzato la natura di imposta d'atto dell'imposta di registro ed ha sottolineato che una diversa interpretazione dell'articolo 20 incentrata sul concetto di causa reale, dice testuale, provocherebbe incoerenza nell'ordinamento perché consentirebbe all'amministrazione finanziaria, fra l'altro, di operare in funzione antielusiva senza applicare le garanzie endoprocedimentali stabilita dell'ordinamento a favore del contribuente. A me pare che questa sentenza abbia una portata che trascende l'applicazione sull'imposto di registro, in quanto pone un importante baluardo ad interpretazioni sostanzialistiche tali da ampliare l'area di imponibilità, pregiudicando così la certezza del diritto e la parificazione e la pianificazione fiscale quando è legittima. Vado verso la fine di questa mia breve introduzione. Come si sono atteggiate poi le commissioni di merito con le quali abbiamo a che fare noi operatori
tutti i giorni con le difficoltà che potete immaginare. Io ho trovato due sentenze molto interessanti, poi ce ne saranno state anche altre. La prima è la sentenza della Commissione Provinciale di Reggio Emilia, la quale cita diciamo le due norme di cui ho riferito e anche la Corte Costituzionale della Cartabia, però fa un ragionamento. In sostanza, qui la rettifica dell'ufficio, qui trattavamo in una cessione totalitaria di quote. Da dove derivava la rettifica dell'ufficio? Presidente relatore Montanari, faccio questo inciso, diceva: poiché in questa cessione totalitaria di quote sono previste alcune clausole, diceva l'ufficio, tipiche della cessione di azienda, per esempio un patto di non concorrenza, allora riqualifichiamo la cessione di quote in cessione d'azienda. Cosa dice la sentenza? Dice: ma qui il problema non è tanto quello di essere andati a pescare dei dati extratestuali, qui il problema è che siccome in una cessione totalitaria di quote è abbastanza logico che chi possiede tutte le quote sia diciamo il dominus dell'azienda, è ragionevole pensare che in un atto di cessione di quote possa essere introdotta anche una clausola, un patto di non concorrenza. E questa è la prima che ho trovato. La seconda invece è una commissione regionale del Veneto di fine 2020, anche questa richiama le due modifiche legislative e richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale, e anche qui dice che il conferimento d'azienda e successiva cessione di quote sociali vanno considerate dal punto di vista della legge speciale dell'imposta registro come un fenomeno unitario, visto in connessione, eccetera, e conclude dicendo: dunque gli atti di conferimento di azienda e di cessione della totalità delle quote non possono essere automaticamente riqualificati come unico negozio di cessione di ramo d'azienda, cioè in quanto sotto il profilo degli effetti giuridici prodotti vi è una netta differenza tra cedere un'azienda e cedere le partecipazioni. In effetti, le disposizioni contenute negli articoli 2558 e 2559 del Codice Civile relative alle successioni nei contratti e alle cessioni di crediti valgono solo nel caso di cessione azienda e non per il trasferimento delle partecipazioni. Anche qui c'è il richiamo alla sentenza, abbiamo detto. Cosa dice l'Agenzia delle Entrate? L'Agenzia delle Entrate interviene su questa vicenda rispondendo con un interpello che è il 371 del 2020, nel quale conclude dicendo: il legislatore con la denunciata norma, cioè la modifica dell'articolo 20, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riafferma la natura di imposta d'atto dell'imposta di registro, precisando l'oggetto dell'imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli altri collegati prima di qualsiasi netto nesso testuale con il medesimo. Però, come si dice, il veleno è sempre nella coda. Chiude questo interpello sostenendo: si ritiene infatti che la complessiva operazione descritta, comprendente la cessione di quote sociali preceduta dal conferimento d'azienda, non possa essere tassata alla stregua di una cessione d'azienda unitaria sulla base del disposto dell'articolo 20 del TUIR come modificato dalla legge bilancio 2018, ma occorre precisare che l'interpretazione degli atti in esame, secondo i canoni ermeneutici previsti dal novellato articolo 20 del TUIR,
non assorbe tuttavia l'analisi della complessiva operazione prospettata nell'ambito della disciplina dell'abuso del diritto di cui l'articolo 10 bis dello Statuto del Contribuente, in ordine alla quale l'istante non ha posto alcun specifico quesito. Traduco, ho l'impressione che chi si occupa di queste materie e in particolare di difesa tributaria dovrà allenarsi a, diciamo così, a maneggiare bene l'articolo 10 bis. Ma naturalmente questa è un'impressione e adesso aspetto di sapere cosa ne pensa il professor Glendi. Grazie a tutti. Corrado. Non ti sentiamo, Corrado. Posso anticiparle qualche tema per vedere di... Grazie a Claudio, grazie al Presidente, grazie all'avvocato a Claudio Previti, al signor giudice, ma avvocato, amato di definirsi giustamente, e anche con quel bel intervento per quanto riguarda il diritto vivente. Io, prof, provo, come mio stile, a buttare un po' di benzina sul fuoco, così vediamo se... anche lei, la sua relazione può essere più o meno incendiaria, come diciamo, per dare più contenuto ai diversi colleghi che sono in ascolto. Con oggi si cominciano i temi del lunedì del contenzioso, ce l'avamo lasciati prima del Covid, ricominciamo adesso per fare in modo che questo punto di approfondimento possa, diciamo, rappresentare un momento di interesse per tutti coloro che hanno voglia di andare in fondo ai problemi e alle opportunità che derivano ai nostri clienti dalle novità legislative e giurisprudenziali. I temi che sono in analisi sono parecchi, alcuni li ha sentiti anche dagli altri relatori, un po' trattare diciamo in via incidentale, le hanno rinnovato l'invito per essere dei nostri. Io spero veramente che il prossimo lunedì prof possa essere ancora presente. Ci saranno altri relatori, ma se ci fosse sarebbe bello, tipo un tema grosso, cominciamo a essere incendiari, il tempo di conservazione scritture contabili, ma quanto dobbiamo tenere queste scritture contabili a commento della Cassazione 8005, oppure anche sull'equiparazione, come fa l'ordinanza 24.093, tra crediti d'imposta non spettanti e inesistenti, ma per quanto rimane aperto il tempo di accertamento, oppure altri temi, come ad esempio la scissione degli effetti tra notificazione e emissione dell'atto tributario, oppure altre ancora, legittima un'interpretazione come sta avvenendo un po' in alcune parti d'Italia di un ufficio periferico che legge una sentenza della Corte di Giustizia e crede di interpretare la Corte di Giustizia meglio di quanto abbia fatto una circolare ministeriale e con commissioni tributarie che vanno dietro questa interpretazione. Faccio l'esempio sull'esenzione IVA per le prestazioni medico-chirurgo-estetiche, ad esempio. Queste, oppure la valutazione delle verifiche fiscali, la valutazione delle prove da parte del giudice, oppure il tema del prossimo convegno che mi è stato suggerito dall'ottimo amico dottor Bruno Tani, della problematica restrette a base societaria estesa anche ai costi indeducibili. Oggi il tema, noi partiamo sull'interpretazione degli atti tributari con riferimento all'articolo 20 degli imposti di registro, però proprio su questo, prof, butto la palla un po' più ampia. C'è nel tema anche l'aspetto della riforma della giustizia tributaria e quindi chiedo al padre del 546 del 92, al padre, prima lei mi ha detto il bisnonno. Sì, ormai il padre, saluto. Al padre del 546, anche un po' di pronunciarsi in ordine a tanti aspetti che riguardano la riforma della giustizia. So che due settimane fa è stato sentito in audizione riservata dalla commissione interministeriale per cercare di far chiarezza ai nostri governanti su tutte le vulgate di riforma del processo tributario.
lo sappiamo bene, decreto di disegno di legge Caliendo, disegno di legge Nannicini, disegno di legge Romeo Stellari Pepe, altri, disegno di legge Fenu Leone, altri, tutti sul... Lei li ha commentati il 27 marzo con il suo editoriale sul quotidiano Ipsoa, sulla riforma della giustizia tributaria, verso finalmente un inclusivo apporto. Anche da questo punto di vista, in particolare, mi piaceva che lei, oltre a spiegare il tema tecnico ed entrare nel tema, sta difendendo molti contribuenti dal punto di vista delle interpretazioni di questo articolo 20, lo so, alcuni sta facendo insieme, altri sta facendo solo lei, ma mi piaceva anche che si pronunciasse un po' con un respiro anche sulla riforma della giustizia tributaria, come in particolare a me, che sono un volgare del diritto, non ho invece la sensibilità che hanno altri miei colleghi, mi pare strano che mi suona male un intervento della Corte Costituzionale che deve reintervenire su un intervento che ha già fatto. Perché c'è una commissione che dice, ci hanno spiegato, perché è stato bravissimo l'avvocato Previdi, che gli sembra male che ci sia una forza espansiva dell'interpretazione legislativa sull'interpretazione giurisprudenziale. Io prof le lascio la parola e volevo su questi temi che ci illustrasse un po' il suo punto di vista, con la speranza che sia ancora dei nostri nei prossimi incontri. I temi, come sa, che lancio sono sempre innovativi, quindi vediamo un po'. Bene, posso prendere la parola? Certo, sì. Bene, grazie. Come lei sa, come lei Scalabrini, me lo dico anche agli altri, io parlo sempre a braccio perché non ho abitudine di preparare le relazioni, perché ormai non sono più ingessato da tempo, ecco. Invece prendo spunto da quello che dicono gli altri e devo dire che chi mi ha preceduto, tutte e tre, hanno fatto degli spunti estremamente interessanti. Cominciamo dal primo, l'avvocato Previdi, che io adesso non ricordavo di conoscere, ma che ha esordito parlando del diritto vivente. E io dico, questo qui è un punto che mi è molto caro, perché io lo considero uno stereotipo, che era la scusa che si è inventata la Corte Costituzionale per decidere sulla conformità o meno di una legge al dettato costituzionale, senza andare a mischiarsi troppo nel problema di fondo dell'interpretazione della norma stessa e evitare la guerra tra le corti, perché sennò dice, ma insomma, chi spetta di interpretare la norma? A te Corte Costituzionale o a me Corte di Cassazione, che in base all'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario mi dà la funzione, mi investe della funzione nomofilattica? E questo era un problema, col tempo era stato dibattutissimo, la famosa guerra tra le due corti. E quindi sta storia del diritto vivente, a mio avviso, spesso diventa una relevatio a bonere cogitandi, cioè a un certo punto, con la scusa che è diritto vivente, non si motiva più fico secco e si prende per buono quello che ha detto la Corte di Cassazione. E che, se fosse almeno coerente, per carità, niente da dire, ma siccome la Corte di Cassazione è come, come dice Dante, il nostro padre, il Lionel dal Nido Bianco, che dice un giorno un modo, una stagione un modo, l'altra stagione l'altro, diventa la consacrazione dell'incertezza del diritto, con tutte le conseguenze che sappiamo. Quindi levare il tabù di questo diritto vivente, costringere la Corte di Cassazione, specialmente quando è a sezioni unite, di un onere di approfondimento, in modo che adempia al suo compito istituzionale di interpretare la norma così com'è, prima e a prescindere dalla valutazione di conformità o meno al dettato costituzionale, l'ultima parola aspetto ovviamente la Corte Costituzionale, dovrebbe essere un input fondamentale, che non è seguito però. Perché? E questo è il punto. E ci mi collega adesso con quello che è stato detto sempre dall'avvocato Previdi, quando ha ricordato l'interpretazione di un giudice di cui mi è sfuggito il nome, che ha detto che l'ha interpretato l'intervento della Corte Costituzionale come, mi pare di ricordare l'espressione, come un intervento a pie pari. Giustissimo questa collocazione.
Perché se noi in questa ottica, in questo fil rouge, diciamo così, andiamo a cogliere qual è il vero significato di queste due sentenze della Corte Costituzionale, in una prospettiva anche successiva, come l'input di Scalabrini, non lo evito poi di collegarlo alla riforma della giustizia tributaria, il vero significato è questo, che io mi ero permesso di intervenire in un editoriale molto asfittico, ma che devo dire, per conto mio, aveva colto la vera sostanza, perché tutti quanti su questo articolo 20 ha parlato della questione di l'articolo 53, l'articolo 3, tutto il resto. Devo dire che questa era una scusa bella e buona, perché la verità è che la Corte di Cassazione, che si era inventata con l'interpretazione dell'articolo 20, per cui straripava collegando tutti gli atti possibili e immaginabili per andare a vedere dove sarebbe stata l'elusione e tutto il resto, a un certo punto si è trovata alle strette da ben due norme di interpretazione autentica. Ora, le norme di interpretazione autentica sono un istituto molto, molto delicato, ma che segna in maniera inequivocabile il primato della politica anche sulla giurisdizione, nel senso che dice, poi in fondo la norma la faccio io e per piacere tu interpretala un po' come vuoi, ma voglio che sia così e non diversamente. E quindi è un caso più unico che raro, la doppia, qui c'è una doppia rinforzata normativa di interpretazione autentica, una sull'altra, le due ultime finanziarie, 2017 e 2018, eccetera. La prima, che riguardava, per dire, la tua interpretazione inventiva di uscire fuori dal seminato, non va bene. E la seconda, alla prima la Cassazione aveva, diciamo tra virgolette, furbescamente risposto, dice sì, va bene, ma questo semmai vale per il futuro, ma per il passato no, perché per il passato vale quello che ho detto io. Ecco la seconda norma di interpretazione autentica, che no, io voglio che te lo interpreti così anche per quelli di prima. Ora, di fronte a una manifestazione così chiarissima, a pie pari, come è stato detto felicemente, del legislatore, la Cassazione si è trovata alle strette, un po' indispettita, perché si vedeva il legislatore che gli va contro la sua interpretazione, parliamoci chiaro. E allora ha trovato queste escamotage, che è un vero e proprio escamotage, perché la verità è che questa, più che una questione di costituzionalità, che c'era o non c'era, era strumentale sicuramente, perché la verità è che si era creato un conflitto di attribuzione tra potere giudiziario e potere legislativo, parliamoci quello che era. Solo che la Corte di Cassazione, che poi sono prepotenti, però non sono mica stupidi, quindi conoscono anche conoscono benissimo l'interpretazione che si è data la stessa Corte Costituzionale a come sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri. E la Corte Costituzionale, siccome sa benissimo che il problema del conflitto di attribuzione è una delle crisi peggiori dello Stato, perché significa due poteri uno contro l'altro, insomma siamo alla deflagrazione dell'ordinamento, aveva messo dei paletti, e in particolare per quanto riguardava i conflitti col potere giudiziario aveva detto che insomma era difficile individuare un conflitto di attribuzione, perché non si capiva bene chi era il detentore del potere giudiziario, visto che il potere giudiziario è spalmato attraverso i vari che sono collegiali, eccetera eccetera. E qui però l'organo c'era, perché era arrivata in appicibus, cioè alla Corte di Cassazione, sopra di quello non c'era, loro stessi dicono che sono sommi, più sommi di quelli lì non c'è nessuno. E allora la Corte Costituzionale aveva detto che se il conflitto di attribuzione era in buona sostanza un po' mascherato attraverso una problematica di denuncia di una questione, di sollevazione di una questione di legittimità costituzionale, e allora la Corte Costituzionale se ne occupava in via morbida, diciamo così, attraverso la questione di costituzionalità e non attraverso
il vero e proprio conflitto di attribuzione tra poteri. E allora la Corte di Cassazione, con la famosa ordinanza interlocutoria che gli è saltata in mente, messa alle strette da due, diciamo, norme di interpretazione autentica, ha detto: sollevo la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 20 sotto profilo 53.3, tutte le zuppe che sono state messe in maniera chiarissima dei relatori precedenti, sui quali non voglio più assolutamente intervenire, sono stati chiarissimi. E però io in questo editoriale dicevo: sfondate le morbidezze che non mi si attengono, perché non ho la fama di essere morbido, anzi mi piace vedere la realtà nuda e cruda, realistica, da buon genovese, terribile. E dico, qui parliamo, diciamoci chiaro, qui la Corte Costituzionale è di fronte a un bivio. Si tratta di vedere, questo lo dicevo commentando l'ordinanza interlocutoria della Cassazione, quando ancora la Corte Costituzionale non si era pronunciata, se vuole affermare la prevalenza della legge. E avevo richiamato, mi ero divertito a andare un po' indietro nel tempo, all'articolo 12 della legge del 1790, subito dopo la rivoluzione francese, tanto per ridere, dove non erano ancora passati 40 anni dalla morte di buonanima di Charles de Secondat, barone di Montesquieu e della Brède, che diceva che li tribunò, cioè i giudici, li chiama la legge, li chiama i tribunò, questa qua, ne pourront point faire des règlements, cioè non possono diventare legislatori, ma devono s'adresser au corps législatif, tutte le facce che occorre, devono adeguarsi alla decisione del corpo legislativo. Quindi questa era un'alternativa. L'altra alternativa era quella di dire viceversa, di sposare la tesi di un suo presidente, parliamoci chiaro, della Corte Costituzionale, Paolo Grossi, il quale dal punto di vista scientifico, da quel raffinato cultore del diritto che è, vediamoci, soprattutto anche come storico del Medioevo, eccetera, che si era, scusate il bisticcio di parole, inventato l'idea dei giudici che sono... fanno un'interpretazione inventiva della legge, per cui sono praticamente, creano la legge attraverso l'interpretazione, e allora l'alternativa si concludeva nel dire optiamo per la tesi di un grande giurista americano, Bruce Ackerman, che aveva fatto uno scritto brillantissimo, goodbye Montesquieu, ciao ciao Montesquieu, perché per dire, ormai Montesquieu è superato, mettiamoci una pietra sopra, non ne parliamo più. Saggio citato dallo stesso primo presidente Paolo Grassi in un notissimo e bellissimo scritto sulla rivista trimestrale di diritto e procedura civile. E questa alternativa era la vera battaglia che era demandata alla Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale questa battaglia l'ha risolta. E l'ha risolta con quelle due, notate, ben due sentenze di manifesta infondatezza, che sono una rarità, perché di solito la Corte Costituzionale, quando dichiara manifestamente infondata con sentenza una prima volta, tutte le altre le sbiffa, dichiara inammissibile, per dire l'ho già detto prima, cosa viene a rompere, e basta, è finita lì. E invece si è voluto rinculcare coraggiosamente, anche qui l'avverbio è adeguato al presidente dell'ultima sentenza della Corte Costituzionale presieduta dal dottor Coraggio, che ha ribadito che no, può travalicare la volontà del legislatore, perché questa è la vera sostanza di queste sentenze, più che la questione di interpretare di legittimità costituzionale, che era chiaramente un escamotage che si era inventata la Corte di Cassazione per non subire l'onta di doversi rimangiare la tesi di interpretazione sua, conculcata da anni, salvo quell'unica eccezione, in una specie di ictus interpretativo. E quindi queste due sentenze sono veramente importanti, perché
segnano, facciamo, fanno il punto nell'ottica della, di mettere ordine tra i poteri dello Stato. Noi viviamo una stagione oggi, è inutile che ce lo nascondiamo, perché virus o non virus, c'è tutta la struttura istituzionale dell'ordinamento che è un po' pregiudicato. Il virus ha dilagato dai polmoni delle persone anche agli istituti del nostro ordinamento, che ha messo i puntini sulle i dicendo: tu giudice, per carità, hai la tua funzione garantita costituzionalmente, nessuno te la tocca, però devi rispettare i limiti, la dialettica di questi poteri. I poteri ancora oggi, con buona pace del Montesquieu, sono tre: quello potere amministrativo, legislativo e giudiziario, che devono convivere in una sorta di equilibrio che ha i suoi rischi di sconfinamento e che viceversa devono essere evitati. E sotto questo aspetto, quindi, queste sentenze della Corte Costituzionale, a cui io mi permetto di aggiungere l'ultima, quella di avantieri sull'agio, che di per sé non accontenta subito i contribuenti, perché gliel'ha dichiarata inammissibile la questione, ma se la si legge in profondità ha praticamente dichiarato incostituzionale la normativa, dicendo che non la può dichiarare immediatamente incostituzionale la norma, perché deve rispettare essa stessa, la Corte Costituzionale, il potere legislativo. Quindi questa è la lettura da dare, importantissima anche questa. Come dire, un invito ai signori giudici futuri: rimandatemelo ancora una volta, se nel frattempo questo legislatore non fa la riforma della riscossione, come ormai è più che l'ora che la debba fare, perché non funziona, non rende niente, che è un'ingiustizia che i costi della riscossione gravino su una parte di quei contribuenti che sono stati esecutati perché non ce la fanno e qui devono pagare i costi di tutta una riscossione fallimentare, che è una vera e propria violazione dell'articolo 3, lo dice chiaramente la Corte Costituzionale. Se il legislatore diventa inerte, questa sentenza che ha fatto, che ha carattere di monito in maniera anche pressante, il relatore è lo stesso, è il professor Antonini che possiede la conoscenza della materia tributaria, che questa è una sorta di rarità, perché spesso la Corte Costituzionale sanno tutto più o meno, ma il tributario lo negligono. Questi sicuramente fa delle pronunce a ragion veduta e le motiva più che adeguatamente. Quindi il punto, la sostanza finale che io interpreto queste sentenze, tutte quante, ci aggiungo anche quella dell'agio, è di un primato riconosciuto, primato dialettico, intendiamoci, non è che può fare tutto quello che vuole, perché lo stesso legislatore, se va contro alla Costituzione, incontra la guarantigia della Corte Costituzionale, ma per il resto deve rispettare questa dialettica. E questo porta a entrare nel tema, nell'assist che mi ha fatto il dottor Scalabrini, il quale naturalmente, già che c'era, ci ha messo un po' di carne al fuoco, compreso con l'ultima sentenza, ordinanza, che è, non mi ricordo più bene, con la specie di eternità di accertamenti, con le perdite pluriennali, che è un'altra cosa che non sta né in cielo né in terra, dove peraltro qui i signori giudici, soprattutto parlo dei giudici di base, perché la Cassazione questa volta qui non la commette più l'ingenuità di rimettere alla Corte Costituzionale, ha già visto cosa gli è costata la prima, che credeva di risolvere i problemi perché sperava che la Corte Costituzionale le desse ragione, mentre invece l'ha mandata a farsi benedire, e qui la manda a farsi benedire di nuovo, su questo non ci sono dubbi. Quindi bisogna che ce la mandino alla Corte Costituzionale i signori giudici. È la prima occasione che si trovano a vedere degli accertamenti dopo 10 anni, 11 anni, con le scritture contabili ormai buttate al macero e tutto il resto, che ti fanno gli accertamenti perché si sono passati da anno in anno, eccetera, sollevino la questione e richiamino il principio sacrosanto espresso 1000 volte dalla Corte Costituzionale, che la Costituzionale ha detto che non si può ammettere che un cittadino
sia assoggettato sine die al potere impositivo e al potere esattivo, che ci deve essere a un certo punto un termine e una fine, un termine di decadenza, un termine di prescrizione, lo si chiami come si vuole, ma ci vuole una fine. Quindi il potere, che è potere vincolato, quello dell'amministrazione, importante anche quello, intendiamoci, tant'è vero che io concepisco tutto il prelievo come una dialettica positiva in senso lato, un interesse legittimo del contribuente a vedere che venga esercitato in maniera conforme ai parametri normativi. Ritengo che sia la visione più realistica, dogmaticamente adeguata del sistema attuale del prelievo. E quindi questo è estremamente importante. Vedremo se i giudici tributari di merito, che devono imparare a rimettere le questioni alla Corte Costituzionale, imparandoci, vadano a leggere la legge del 50 che indica esattamente come devono essere fatte, facciano la motivazione precisa sulla rilevanza, dicono che si sono sforzati di interpretare la norma fino al massimo per valutare la compatibilità con i principi costituzionali. Se vedono che a un certo punto questa norma tira e ritira, non c'è verso, non quadra con i principi costituzionali, la rimettono in maniera corretta alla Corte Costituzionale, che, visto anche questi precedenti, le possibilità di ingresso e di esito positivo mi pare che sono veramente alla portata, perché l'attuale Corte Costituzionale, almeno in queste ultime diciamo pronunce, mostra un'attenzione al tessuto ordinamentale tributario rispondente alle funzioni che gli assegna la nostra Costituzione. Però non dobbiamo mica dire, non dobbiamo fare i complimenti per vedere chi è più bravo o chi è meno bravo. Semplicemente ognuno deve fare il suo mestiere. E questo mestiere mi pare che lo stiano facendo egregiamente, conformemente ai dati costituzionali. E questo apre il discorso all'assist che Scalabrini sa che io sono un sandoriano, mi piace anche il calcio, gli assist io li prendo, e se posso faccio gol, perlomeno tiro, ecco, in porta. È appropriato questo collegamento, perché in questa, la battaglia che si gioca qui adesso a livello governativo è una battaglia estremamente seria, perché si tratta di riordinare il sistema tributario, la giustizia in primis, ma non solo, perché c'è anche la riscossione e l'accertamento anche, ma soprattutto la riscossione che non funziona. E bisogna farlo riconoscendo al potere legislativo quello che è il suo compito, quello di fare le leggi assennate come Dio comanda. Se dovessimo dare i voti degli ultimi tempi, devo dire che sono, per quanto mi riguarda, giocando così, perché non compete a me dare voti a nessuno, ma insomma, sarebbero fortemente negativi. I decreti fatti nel periodo del coronavirus, basta vedere ai pasticci, per non dire un'altra parola che non mi pare adeguata all'auditorio, ma insomma l'avete capito anche qual è, sui termini e sugli assembramenti da remoto e di presenza eccetera, hanno fatto un groviglio di norme, una più strampalata dell'altra, con il risultato che va già bene che i giudici tributari con un po' di buon senso sono riusciti ancora a metterci un ripiego e a far andare avanti la baracca, perché qui dobbiamo dire proprio le cose come stanno, sono così. E siccome il dottor Scalabrini ha richiamato il fatto che io sono il babbo, il padre del 546 del 92, e che è vero, me lo ricordo, ma è lontano forte, il padre eterno non mi vuole, sono ancora qui, e vabbè, pazienza, ci sono. Io mi ricordo ancora benissimo, prima del 92, la fatica di Sisifo per riuscire a portare in porto quella riforma sulla giustizia tributaria di allora. E c'erano le stesse contrasti che ci sono adesso, mi pare di rivivere, l'ho visto a tre ore, dove c'erano dei corpi, proprio quelli che dovrebbero garantire l'istituzione, che viceversa sono arroccati corporativamente ai loro privilegi e non vogliono che si modifichi assolutamente niente. Io mi ricordo nel 92 che
che non c'era Versa, a quei tempi c'era Cicalla, tanto per fare nomi, io sono abituato a fare anche nomi, perché ormai sono, non mi possono manco più mandare in galera da tale età, quindi posso dire tutto quello che voglio. E allora, io avevo capito che se rimanendo così non si andava da nessuna parte, da buon limite. Allora, fortunatamente, avevo visto che la legge delega prevedeva che si potessero fare due decreti legislativi, che quindi si potesse stoppiare la commissione. E avevo proposto al presidente della commissione di allora, ma perché non facciamo due sottocommissioni? Una che si dedichi alla legge processuale, che poi, da cui è poi scaturita la 546, che dice Calabrini, è vero, scritta io, e l'altra, la 545, che era tutta riservata ai signori giudici. Io ho fatto questo ragionamento. Se io li lascio da fare quello che vogliono, su come devono essere strutturati, si litigano pure all'infinito, a me non me ne frega niente, perlomeno salvo la legge processuale la porta a termine, perché se no non andiamo da nessuna parte, perché ogni norma mi faceva un ostacolo che sembrava il niente sovietico, quindi non c'era verso, loro dicevano niente, 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 non si andava da nessuna parte. Ed è stata questa la vera ragione per cui siamo arrivati a 546, perché altrimenti non ci sarebbe arrivato assolutamente. Poi se guardate anche 545 e 546 vedete anche una certa differenza qualitativa, insomma, perlomeno come scritta in italiano, non dico come contenuti, per carità. Quella 546 perlomeno è scritta in italiano, quella 545 in alcune norme lascia un po' a desiderare. Ma era un calcolo fatto. Ho detto, vabbè, se anche lì sarà un po' soppiccante, poi vedremo col prosieguo di metterci ordine. La verità è che poi adesso sono diventati nodi sovvenuti al pettine, perché dopo da 92 siamo adesso quasi nel 2022, e insomma i nodi sono venuti al pettine anche sulla composizione organizzativa di questi giudici, che sicuramente non sono più adeguati alla struttura costituzionale, e si tratta di fare una riforma assennata che a mio avviso si potrebbe benissimo fare. In che modo? Creando i tribunali tributari e le corti d'appello tributarie, e mettendo ordine alla sezione tributaria della Cassazione, senza sgretolare tutto il tessuto vivente, che ha dato buona prova, perché parliamoci chiaro, sono un passeggiatore giuridico di tutti gli ordinamenti, uso la parola passeggiatore giuridico per non usare un'altra parola a mio danno, ma insomma amministrativo, civile, penale, tributario, tutto quanto. La giustizia tributaria è quella che nei giudici di merito ha funzionato meglio di tutti, perché non ce n'è una giurisdizione oggi in Italia, neanche quella contabile, che in due gradi, in due anni ti porta a una sentenza di merito. Poi il guaio nasce quando purtroppo noi sopra la testa nostra abbiamo la Corte di Cassazione che ci mette 6, 7, 8 anni, anche di più. Poi delle volte non trova più neanche il fascicolo. C'è un caso dove il fascicolo non lo trova più nessuno, perché si sa bene dove è andato a finire. Spedito è stato spedito, ma non si trova neanche più. Quindi è malissimamente organizzato. E questo non lo può negare nessuno, neppure il primo presidente della Corte di Cassazione, perché è la verità. Basti dire che un regolamento di competenza di due mesi fa l'avevano già deciso, dopo sei mesi mi era arrivato l'avviso che avevano fissato l'udienza di trattazione. Gli ho scritto una memorietta che ho rischiato la querela, ma insomma, gente, sapete cosa state facendo o no? L'avete deciso sei mesi fa? Andate un po' a vedere. Poi era successo che avevano aperto due fascicoli d'ufficio, nel periodo di Covid, per carità, qualcuno avrà preso il Covid lì dentro la cancelleria, che era la stessa causa, la stessa sentenza, era la sentenza non definitiva del Tribunale di Savona, con regolamento di competenza. Avevano dato la requisitoria del PM, perché l'avevano fatto con rito con la requisitoria del PM, non era lo stesso PM, quindi hanno sprecato anche lì l'attività giurisdizionale, perché l'ufficio del PM prima si è impegnato a fare una relazione, e coincidente poi, ma diversamente motivata, con un altro PM in un altro senso. Questo per dire che lassù non funzionano le cose. E allora, se è così, bisogna, il vero nodo che c'è da fare adesso,
e che non so come andrà a finire, perché Scalabrini è ottimista. Io, beh, avendo superato l'età di 85 anni, se non avessi raggiunto un minimo di scetticismo, sarei proprio un imbecille. Non lo so come andrà a finire, perché la verità è che si ripropongono oggi le stesse questioni. Io l'ho toccato con mano nella audizione che è stata fatta, condotta benissimo dal presidente, professore Dalla Cananea, dove mi hanno chiesto tutta una serie di cose, se si sono accorti che insomma queste robe qui le mastico ormai a livello cromosomico, mi hanno fatto un sacco di domande, ho dato un sacco di risposte su tutti i temi, ma ho notato una certa sofferenza, per cui non so, adesso entro la fine del mese dovranno dare un parere. Però questa commissione è una commissione consultiva, non è una commissione deliberante, non ha niente a che vedere con le commissioni come era la nostra del 92. Lì si faceva il DLGS perché c'era la legge delega, quindi era ben diversa la forza, diciamo, di risultati concreti. Quindi passerà tutto alla presidente Cartabia, che prenderà nota, ho visto da come hanno istituito la commissione. Ho notato una visione generale che mi è piaciuta molto, quella di parlare della giustizia in generale, che è verissimo, perché c'è la giustizia tributaria, c'è la giustizia contabile, c'è la giustizia amministrativa, c'è la giustizia civile, c'è la giustizia penale. È una problematica da far tremare la viene ai polsi, perché io credo che sia peggio. Qui ci vorrebbe un altro generale Figliuolo, ma che facesse invece che i vaccini, riuscisse a modificare i cervelli per riuscire a fare una riforma della giustizia in Italia in maniera serissima. E io sono convinto della necessità istituzionale, e mi pare che questo governo, perlomeno a livello di intenzioni e di programmazione anche di come l'ha fatta, sia seriamente impostata. Se poi riusciranno a portarla a termine, questo si vedrà. Non è una scelta semplice. Può darsi che i miliardi che hanno risparmiati gli italiani chiusi in casa, che hanno riempito le banche di soldi che sono attualmente inutilizzati e che prima o dopo dovranno essere spesi, e tutti i soldi che arrivano dall'Europa, con tutta questa carica di soldi e di quattrini, può darsi che se il gestore, il Draghi, a cui tutti quanti attribuiamo una funzione quasi miracolistica, possa fare un miracolo, che sarebbe un vero e proprio miracolo all'italiana, pari a quello del dopoguerra, che io ricordo, altri non più, perché i prebellici, come sottoscritto, hanno un vantaggio, che io ho vissuto la guerra, me la ricordo ancora come se fossi, a quell'epoca piombavano bombe e per di più c'era un freddo cane e c'era la fame. Adesso abbiamo il virus, ma la fame e il freddo perlomeno quelli lì non ci sono, quindi sommato la situazione potrebbe essere anche migliore. Come andrà a finire non lo so. Io con questo potrei continuare fino all'infinito, perché tutto il problema della giustizia tributaria, come voi sapete, cioè, però io ritengo, anche per rispetto a voi che avete avuto la pazienza di subire questa chiacchierata, se avete voglia mi chiedete e io rispondo. Faccio conto di essere nuovamente alla commissione interministeriale, questa volta non d'Italia ma di Modena, che comunque non vi ho detto che non sia migliore di quella d'Italia, e quindi mi metto a disposizione. Caro Scalabrini, io ho detto quello che dovevo dire, sono a disposizione vostra. Bene, grazie prof. Io ne approfitto subito, riprendendo la sua le cose che ha detto, per chiedere una cosa sostanzialmente, una cosa che sta a cuore a molti di noi. Poi invito anche gli altri colleghi, so che si può intervenire, si può fare domande. Così mi ha spiegato bene l'avvocato Rudi, quindi a fare tutte le domande che vogliono a lei. Ma in particolare, nel momento in cui dice, ad esempio, ha fatto notare che la Corte Costituzionale poco fa, pochi giorni fa, si è pronunciata sull'inammissibilità dell'aggio, però leggendo bene quella sentenza ci dice che sostanzialmente non è dovuto. Tutti gli atti che facevano riferimento all'aggio, prima l'hanno un po' pulito l'atto tributario, sostanzialmente lei quando per primo ci ha parlato dell'atto impositivo
ci ha dato l'idea che sostanzialmente ogni vizio dell'atto ridonda nella pretesa. Questa è almeno la mia idea del processo tributario come processo, diciamo, di annullamento, che si contrappone un'altra teoria di impugnazione merito, che diventa invece tutta una libertà più lasciata all'interpretazione. Ma un caso come questo, lancio questa freccia solo perché l'ha tirata fuori lei, un caso come questo, l'atto che fine fa? Allora io dico subito. Viene annullato tutto, perché non è solo il problema, c'è anche la precisazione degli interessi. Scusi, lei sa che Creto si ricorda quando facevo, mi insegnavo alla scuola del difensore tributario. Io in tutti gli atti, i ricorsi che ho fatto, a costo di sentirmi dire come un rompicoglione, tanto per usare il termine adeguato, da tutti i giudici tributari d'Italia, ho sempre dedotto la violazione degli agi che adesso si chiamano compensi, ma che ci sono di tutti gli avvisi di accertamento. Mi sono sentito dire che, per carità, non era il momento di fare il vizio perché non eravamo ancora nella fase esecutiva, che c'era ancora tempo, ma io l'ho sempre dedotto. Perché? Perché se arrivava e arriverà fra un po', se non si decide il legislatore per conto suo, la declaratoria di costituzionalità dell'articolo 17, che prevede questa possibilità di recuperare i costi della riscossione a carico dei esecutati inadempienti, in misura tra l'altro percentuale parametrata al valore della causa, che è una vera e propria idiozia, perché lo sforzo esecutivo, il costo dell'esecuzione è uguale sia per 1.000 euro come per 1 miliardo di euro, che è identico, quindi c'è un'evidente cosa che non quadra. La Corte Costituzionale l'ha messa in evidenza in maniera chiarissima. Essendo il rapporto non ancora esaurito, io ho diritto a non pagare l'aggio. Qui nasce un problema delicato per chi non seguendo i miei insegnamenti a livello di difensore tributario, dedotto diligentemente a costo di sentirsi dire che sono noioso, il vizietto con tre righe, per carità, e specificando anche che, perché tutte le difese che fa l'ufficio dice: ma l'ha già risolta la questione costituzionale? La costituzionale non ha mai risolto, tant'è vero che la corre in realtà a risolvere adesso, ha semplicemente dichiarato inammissibile per inosservanza per mancanza di adeguatezza, ma non l'ha mai disattesa questa questione. Se non si è dedotto, che cosa succede? È un problema, tra l'altro, che io mi pongo in questi giorni con estrema concretezza, perché stiamo definendo un contenzioso con un'amministrazione, non dico quale, un contenzioso che comprende 49 cause, dove ci sono cause in Cassazione, in Regionale, provinciale, da tutte le parti, estremamente dubbio, in cui finalmente lo stesso ufficio si è reso conto che stiamo giocando così: può essere uno che non paga tutto, l'altro che non paga niente, quindi rischia anche di non prendere niente l'ufficio, anche se la sostanza economica è rilevantissima. Una, diciamo, conciliazione giudiziale. Nella conciliazione giudiziale io metterò la clausola che, se dovesse intervenire la declaratoria di costituzionalità, adesso ormai non è avvenuta questa, ma insomma dopo, o anche lo ius superveniens di non debenza dell'agio, che in quel contesto significa parecchie decine di migliaia di euro, queste non debbano essere pagate. C'è un problema di dubbio, perché se la conciliazione ha carattere novativo, si potrebbe dire che a quel punto lì si chiude il discorso e quindi non è più un rapporto pendente, e quindi sarebbe esaurito. Ma la questione a margine di opinabilità anche quella, perché siccome proprio secondo la tesi dell'amministrazione il problema dell'agio si pone nel momento della riscossione coattiva, quindi terminale, finché questa non è avvenuta, si potrebbe dire che la pendenza esattiva è pur sempre ancora pendente. Qui, come vedete,
questi problemi ci sono. Quindi, caro Scalabrini, a parte il fatto che lei avrebbe fatto meglio, visto che lei scoppiazza i miei ricorsi dall'A alla Z, ma poi si dimentica l'agio, non si dimentichi l'agio, già che c'è, tanto scrive 40 pagine per ogni ricorso, faccia 40 e mezzo e ci mette anche quello. Eviti magari restringa un po' il resto, perché lei è poi eccessivo delle volte. Questo mi permetto, dati i rapporti di amicizia che ci sono, di fare la battuta. Perché è un problema di grande interesse anche quello. Insomma, la storia dell'agio è oggettivamente una vergogna attualmente. Su questo aveva scritto delle pagine bellissime Gaspare Falsitta, e non solo. Effettivamente è un altro tributo, un tributo bello e buono, parliamoci chiaro, privo di qualsiasi base, perché per l'attività che fanno non puoi prendere l'8%, adesso l'hanno ridotto, ma insomma sono sempre sacchi di soldi, tanto più tanto maggiori quanto la debenza, la pretesa è maggiore, nonostante che il costo sia sempre lo stesso. Quindi bisogna fare queste battaglie. E io, già che ci sono, mi permetto, ma per carità, senza interferire, non di suggerire, perché non è il mio compito, ma di auspicare che i giudici tributari di merito, che io ho sempre apprezzato largamente, più della Cassazione, su questo lo sanno tutti, prima di tutto per lo sforzo che fanno, perché per quei quattro soldi che prendono si fanno dei mazzi, tanto per parlare chiaro, terribili, a doversi studiare roba, non tutti sono allenati dalla mattina alla sera a fare questo mestiere, hanno fatto degli sforzi a reggere la giustizia tributaria in questi anni, a costo zero praticamente. La nostra è una cenerentola di giurisdizione che non costa niente e che funziona meglio di tutte. Se lo dovrebbero rendere conto chi ci governa, che ne abbiano coscienza, che purtroppo non lo sanno, perché sempre facendo i miei ricordi, io mi ricordo ancora quando con i tempi della seconda bicamerale, quando preceduta dall'onorevole D'Alema, avevano accolto un emendamento della onorevole Tiziana Parenti, che era di Forza Italia, poi è scomparsa dal circuito della politica, per quanto ne so io, insieme alla Rifondazione Comunista e Lega Nord, quindi un insieme, un mix che te lo raccomando, che avevano fatto un emendamento di abolire le commissioni tributarie. Perché? Perché, secondo sta scritto agli atti, erano considerati gli eredi dei tribunali penali fascisti. Ora, io che faccio il passeggiatore di tutte le commissioni da decenni, io ho visto fare di tutto e di più, di bene e di non bene dalle commissioni tributarie, ma che abbiano fatto i giudici penali, per di più fascisti, sinceramente, ci voleva una gran fantasia. E quando siamo andati, io e l'allora il dottor Cantillo, Michele Cantillo, che era presidente, è stato il primo presidente della sezione tributaria, a parlare con l'onorevole Boato, che era chi presiedeva quella commissione che aveva abolito, gli avevamo detto questo, e ha confessato candidamente che non sapeva cosa fossero le benedette commissioni tributarie. E purtroppo, poi per fortuna, invece che abolire le commissioni tributarie, è caduta la bicamerale di D'Alema, presieduta dall'onorevole D'Alema, e le commissioni sono ancora qui per il momento. Ma questa la dice lunga con quale tasso di approfondimento purtroppo vengono considerati in apicibus certi problemi. Insomma, sono delle topiche che non dovrebbero essere consentite. E il rimprovero sommesso, che l'unico rimprovero che vi posso permettere di dire alle commissioni, anche per avendoli salvato più di una volta anch'io, facendo nel 92 tutto il resto che le volevano togliere di mezzo, è che non hanno avuto i giudici tributari di merito la piena, o non l'hanno saputa manifestare adeguatamente, la piena consapevolezza del ruolo istituzionale di magistratura, di magistrati tributari. E si sono fatti prendere anche il sopravvento dei giudici ordinari o addirittura quelli militari, adesso ci hanno messo quelli della Corte dei Conti e quelli degli amministrativi, riducendosi quelli che erano lo zoccolo duro, che erano dei laici, perché risalgono ancora dal 1864 le commissioni
di sindacato prima della riforma dell'allegato E del 1865, sono sopravvissute persino a quello, che non hanno saputo mantenere come corporazione, diciamo così, una piena valenza del loro ruolo. Non hanno saputo a livello istituzionale, perché anche il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio di Previdenza e Presidenza, che a quei tempi, anche quello lì è una mia invenzione, perché quando mi ero a scrivere con lei, facciamoci un organo di autogoverno. Poi loro volevano fare il facsimile del Consiglio Superiore della Magistratura, che ce l'hanno di fronte, tra l'altro a Roma, sono due palazzi uno di fronte all'altro, invece non esageriamo. Allora mi ricordo sempre il dottor Cantillo, che io ho scherzato, ma perché non lo nominiamo Sommo? Ho detto, guardi, presidente, con tutto rispetto, lasciamo perdere, Sommo di Sommi ce n'è solo uno e che non sappiamo nessuno neanche se c'è proprio, perché lì diventa un problema di fede, lasciamolo perdere col Sommo. E allora poi l'hanno chiamato Consiglio Superiore di Presidenza della Giustizia Tributaria, che è un acronimo che adesso dovrebbe cambiare. Nella riforma chiamiamolo pure Consiglio Superiore della Giustizia Tributaria a questo punto, senza Sommo, ma così ci potrebbe anche stare. Ma questo senso della loro magistratura non hanno compiutamente valorizzato e rischiano di essere cenerentalizzati nei fatti già e ancor peggio in future normative istituzionali, mentre bisogna riconoscere il merito di aver fatto funzionare la giustizia tributaria a costo zero tutti questi anni. E poi veniamo all'ultimo punto, ma me lo riservo dopo. Come io vedrei la riforma, su quale sono stato interrogato anche lì nella commissione interministeriale, del vertice, cioè della sezione tributaria. Ma quello lì lo lasciamo per ultimo, perché mi pare che sia una specie di piatto forte o di ciliegina sulla torta, lo lasciamo per ultimo quando qualcuno me lo chiede, se no invadiamo troppo. Bene. Caro Scalabrini, è lei che ci sono, allora, ci sono altre domande, perché io altrimenti volevo aggiungere, però lascio volentieri spazio ai colleghi, o se ci sono altre domande, volentieri, questo non ci mancherebbe. Butto lì solo una questione, però siccome questa commissione è molto partecipata, è una delle più partecipate dell'Ordine di Modena, con tantissimi iscritti, molto spesso c'è il lavoro tra molti colleghi, anche i più giovani, c'è l'idea che ormai si è diffusa di essere, diciamo, far parte di un ordine come quello dei dottori commercialisti oppure come quello degli avvocati, questo è un comune, però dà un'idea di essere, ci sentiamo importanti nel momento in cui andiamo davanti ai giudici a processo, perché siamo noi titolari dell'azione. Anche questa è una sua, è un suo insegnamento. È una mia fissa che derivo dal mio maestro. È la sua fissa, che ho, esatto. Perché i giudici, sono d'accordo che loro regolano processi eccetera, ma i signori giudici, se io non li faccio il ricorso, non li faccio la citazione di giudizio, vanno a passeggio, perché non fanno niente, perché la postulazione del giudizio è quello che apre il giudizio. Se non c'è una postulazione di parte, non siamo l'unico processo che prescindeva dalla postulazione della parte, era il processo sovietico, ma non quello attuale, quello passato dei soviet, dove il giudice andava a vedere di applicare, che fosse applicata la regola in generale, entrava nelle famiglie, faceva i cavoli che voleva. Fortunatamente non c'è più questo sistema qui, tanto meno da noi, perché noi che siamo degli anarchici nati, tutti quanti, io per primo, per carità, sono nativo di La Spezia, da quelle parti, quindi puoi immaginare, quello che ha ammazzato Umberto l'avevano preso di lì, per fare, quindi siamo anarchici per natura, diciamo così. Non ci fa piacere essere comandati dall'altro, in senso buono io almeno non credo di aver commesso reati di quel genere, ma insomma la verità è questa, quindi bisogna avere questo senso. E quindi e tra l'altro questa riforma, lei ha toccato un punto delicato, dei dottori commercialisti. I dottori commercialisti in alcuni di quei progetti che lei ha citato, poi la rinfuso, ma che io purtroppo me li sono sciroppati tutti, perché ce n'era uno anche mio che è stato il primo, come lei sa, che l'abbiamo presentato al Senato e rappresenta anche lei con Libertino. Insomma, mi vogliono fare fuori, questa è la verità. E mi hanno accusato invece di volervi portare in Cassazione. Oi boh, alla Cassazione l'idea che ci arrivi un commercialista a far parte, a difendere in Cassazione,
sarebbe la tragedia di questo modo. In viceversa, io ritengo che se ci fosse uno nel collegio che spiegasse cosa sia il bilancio e che cos'è il transfer price, può adeguare roba di questo genere, non sarebbe neanche male, perché si sa che delle volte questi giudici non hanno capito esattamente di che cosa fanno, perché non lo sanno. Pronto? Quindi io non ho già la Cassazione assieme a un cassazionista. Prof, si è un po' persa la linea. La Cassazione. Allora aspetti che io faccio un urlo perché mi vengano a dire come si fa. Graziella! No, si è un po' persa, quando ha detto che i commercialisti lei li voleva in Cassazione, si è interrotta la linea. Purtroppo qua. Sono gli dei che intervengono, capisci, di fronte a queste cose qui. Non è un caso, Corrado. Non è un caso per niente. Adesso mi sentite? Sì. Allora, dicevo, quando uno, come dottore commercialista, si era prestato a essere associato, essere nominato nel ricorso per Cassazione, la Cassazione d'ufficio aveva mandato gli atti al commercialista perché procedesse a carico del commercialista che aveva osato di essere inserito in corso accanto a un avvocato cassazionista. Quindi per dire che senso di ribrezzo, diciamo questa parola cruda, che hanno nei confronti di questo. È un errore. Tutti quanti, se uno ha l'umiltà del conoscere, deve capire che nessuno è padre eterno e che tutti i giorni se ne impara una. Impara il commercialista, impara il giudice, impara l'avvocato. Quindi più persone informate ci sono sulle cose che devono essere pensate, meglio è. Comunque, visto che lei mi ha portato su questo, così ci avviciniamo poi alla fine, che poi c'è un altro webinar, è il problema della Cassazione. Io ho ragionato in questi termini nel mio progetto di legge ultimo, quello che ho pubblicato sul volume di Basila Vecchia e di Comelli sulla discussione sull'oggetto del processo tributario, e che adesso viene pubblicato, glielo anticipo in anteprima, sul codicino nuovo, che non viene più chiamato come codice del processo tributario annotato, ma sarà chiamato codice della giustizia tributaria annotato. Io pubblico anche questo testo, come senza nessuna supponenza, per carità, ma come strumento di conoscenza. Poi facciano quello che vogliono, dicono che è una porcheria, per carità. Io avevo ragionato questi termini. Io non sono precostituitamente contrario al giudice ordinario, solo che vorrei che facessero bene la loro funzione e che quindi facessero veramente un'opera di nomofilachia in appiccibus. Se facessero un'opera di nomofilachia in appiccibus come si deve, non ci sarebbe neppure questo volume di contenzioso giacente in Cassazione, perché nessuno è così suicida che se di fronte a sentenze ben fatte che dettano una linea interpretativa va là solo per buttare via dei soldi per sentirsi dire condannare le spese. Se viceversa da dire ancora per modificare, perché il diritto non è una cosa statica, è una cosa, nuovi argomenti, ben venga. Ma è così che si gestisce una giurisdizione in appiccicus. È quello che hanno saputo fare i tedeschi. Perché lì, in confronto dei tedeschi, io non è che sia un innamorato pazzo. Anche io ho passato la guerra, e quindi me li ricordo quando erano un po' troppo biondi. E quando era un po' troppo biondo aveva fatto dei disastri che te li raccomando. Ma sul piano dell'organizzazione nessuno può negare che loro sono capaci di organizzarsi meglio di noi, ma basta prendere l'aereo, andare a Monaco e ad assistere a un'udienza del Bundesfinanzhof per rendersi conto di come loro gestiscono la nomofilachia all'interno loro. Si riuniscono, discutono, approfondiscono, poi dicono la loro, come il loro compito, e sono coerenti fino a quando non gli si dimostra che è l'ora di cambiare. Ma anche lì fanno riunione e non riunione e poi cambiano. A quel modo lì
non c'è neanche paragone, le giacenze al Bundesfinanzhof sono dell'ordine che non arrivano a un milione, quando noi ci abbiamo 1000, no? No, hanno 30.000, 35.000 con il penale si passa ai 60.000, che poi diventa una cosa oggettivamente ingestibile. Quindi bisognerebbe anche imparare da quella, avere l'umiltà di imparare. L'assetto ordinamentale tedesco, pur con quelle sue un po' vischiosità, pesantezze dovute al fatto che hanno meno iodio, noi ci abbiamo più mare di loro sicuramente, e quindi abbiamo la tiroide che ci funziona meglio, però loro si organizzano, sanno organizzarsi. Non dico di diventare come loro, ma se imparassimo la Suprema Corte sapesse organizzarsi, sarebbe meglio. Allora il mio suggerimento qual è? Manteniamo pure la sezione tributaria, che quella era mia idea, che era un passaggio in base all'articolo 62 del 546 del 92, era un passaggio. Io avrei voluto, se fosse stato a me, fosse stato il giudice costituzionale, per farlo come la Corte dei Conti e la giustizia amministrativa, per cui le sentenze dei giudici loro, la Corte di Cassazione le può giudicare solo per l'eccesso di potere giurisdizionale, avete fatto di giurisdizione e basta. Ma non avendo questi poteri, controllare la funzione di nomofilachia. Si ripartisca questa sezione tributaria in sottosezioni funzionali, uno che si dedica alle dirette, l'altra all'IVA, l'altra, si scelgono un po' come vogliono, a composizione fissa, quindi con un numero fisso, 35, 40, 50, facciano quello che ritengono, con i presidenti delle sottosezioni, che possono farsi delle riunioni fra di loro che si chiamano adunanze plenarie delle sottosezioni della sezione tributaria, che sarebbe come una specie di sezioni unite monitorata sul versante solo tributario, quindi lasciando alle sezioni unite poi il compito di regolare conflitti di intergiurisdizionali, per carità, nessuno li vuol toccare, in modo da creare, responsabilizzare questo gruppo in appicibus di signori competenti che con assolute caratteristiche di imparzialità, e quindi che non fanno gli interessi di nessuno se non quello dell'ordinamento, non i loro, intendiamoci, quelli dell'ordinamento, e su questo c'è un po' di cattiveria nelle parole che dico, poi adesso poi spiego il perché. Che facciano l'ordinamento e che creano una giurisprudenza monitorata che avrebbe anche l'effetto benefico di evitare quel cumulo che, per carità, io come avvocato, quando mi danno l'orto, so che dato quelli lassù 50% dicono un modo, 50% dicono l'altro, me la gioco e se sono fortunato rischio anche di vincere. Cosa devo fare? E quindi faccio ricorso in Cassazione. Se sapessi che quelli lì non li muovi, perché tanto loro sono fermi lì finché non cambiano giurisprudenza, io non lo vado a fare ricorso, perché sarebbero soldi buttati via. Ma che ci vuole tanti ragionamenti arrivare a tanto? Solo che ci vuole coraggio di farlo. E qui c'è un punto, la sale sulla coda, pesante, ma lo devo dire perché io amo la libertà. Perché certi persone, non tutti, ma insomma una parte, non vuole modificare niente, tantomeno vuole modificare l'assetto verticistico della Cassazione? Perché purtroppo assistiamo a una cosa che è oggettivamente scandalosa. Quando io ne ho parlato a livello europeo, mi guardavo come se raccontassi delle barzellette tipo Beppe Grillo, il mio conterraneo, ahimè. Ma insomma, non lo so, ci sono giudici che sono lassù e sono qua giù, sono la sezione tributaria e nello stesso tempo alla regionale, sono alla provinciale e tutto il resto. Per che cosa poi? Per prendere quattro soldi in più, miserandi fino a un certo punto, perché se sono presidenti non è proprio miserandi, sono miserandi per quelli che fanno le sentenze. Ma è una cosa che non sta nel cielo né terra, è una cosa di questo genere. E bisognerebbe, ma questo lo può fare solo un potere politico, perché io capisco anche che chi si trova in questa posizione di privilegio, che può essere a contempo presidente della regionale e presidente della sezione tributaria, dice: già che ci sono, faccio le due cose. Tra l'altro sono anche bravi, quelli lì sono i più bravi di tutti, però hanno questo leggero conflitto, parliamo tanto in Italia dei conflitti di interesse, non lo so, è una cosa che non sta né cielo né terra.
Però su questo punto, ahimè, col mio scetticismo, se non c'è un potere politico forte, non li schiodi, perché non c'è niente da fare. Contro l'interesse particolare, in Italia non si riesce a vincere nessuna battaglia. Questo è purtroppo il mio convincimento. E con questo ho detto tutto al Calabrini, ho detto anche le cose che lei, anche lei so che condivide, ma che non ha coraggio di dire, perché sennò anche a Modena e a Bologna, da quale parte lì c'è qualcuno che si trova in... Io siccome invece adesso faccio lite su tutta l'Italia, me la gioco, un po' mi danno torto, un po' mi danno ragione, quelli che mi danno torto a me non mi fa neanche dispiacere, faccio ricorso ulteriore, guadagno ulteriori soldi, poi su questi pago naturalmente le tasse e quindi anche l'ufficio è contento, perché su quelle che prendo io sicuramente prendo fino all'ultimo centesimo. Cosa vuole che le dica? La riporto a un'altra cosa che ha detto, perché poi manca ancora una mezz'oretta, se mi dà ancora due minuti. E naturalmente lascio il tempo, è tutto suo, io l'altro webinar comincio alle 6. No, perché anche non so, c'è, anche se naturalmente voglio intervenire Claudio Previti, Claudio Trenti, sì, io avevo una domanda, altri, da fare, ma non solo, e altri del pubblico, ecco, prego. Guarda, io ce l'ho una domanda da fare, certo, al sì. Se possibile. Certo, sì. Allora entro. Professore, guardi, io tornerei al tema tecnico dell'articolo 20, alla questione tecnica. Intanto la ringrazio per le sue osservazioni e gli affondi che in larga misura condivido assolutamente, anzi lei ha il coraggio di dire quelle cose che in molti pensano, ma che pubblicamente a volte si fa fatica a raccontare. Io non faccio più nessuna fatica. Benissimo, questo mi fa molto piacere, perché dà forza a tutti e dà coraggio a tutti, no? Ecco, sulla questione di fondo vedo che c'è una condivisione, forse il sarà... Il difensore ha un ruolo importantissimo ed è tutelato anche dalla legge, perché se conserva la legge e dice quello che pensa nell'esercizio delle funzioni vicarie di difensore, ha libertà di dire quello che vuole, e a meno che non oltraggi spropositatamente, cosa allora vuol dire che è un incapace, ha il diritto dovere di dirlo. Certo. Va bene. No, la domanda era questa. Io tornerei all'articolo 20, là dove si dice, no, nella riforma, oggetto del doppio intervento, no, di interpretazione autentica prima e dell'interpretazione autentica, là dove si dice che si deve prescindere dai dati extratestuali nell'interpretare l'atto e dagli atti comunque collegati. Ora, io mi stavo chiedendo, dal punto di vista civilistico, se è possibile un'interpretazione di un atto secondo quello che è il senso fatto palese dalle parole e la ricerca del senso, come dice il 1362 del codice civile, della intenzione al di complessiva. Fuori, esatto, al di fuori, complessiva, al di fuori degli elementi che dall'atto non trasudano, ma che forse rinveniamo da altre parti per capire quelli che sono gli effetti di quell'atto, perlomeno quella che è la volontà delle parti, insomma, il secondo comma dell'articolo 1362. Vuole che le risponda? Sì, volevo capire se c'è ancora un margine per questo 1362. Certo che volevo che mi rispondesse, perché è una cosa, allora, che mi interessa. Parliamoci chiaro. Se la Cassazione non avesse fatto la fesseria di sollevare impropriamente il conflitto di attribuzione in quella maniera impropria, la Corte Costituzionale non sarebbe arrivata tanto. Perché in effetti, come ha notato acutamente lei, lì c'è un punto critico, perché effettivamente non si può negare che una certa interpretazione dell'atto va fatta. Il contenimento dell'interpretazione dell'atto fino a restringerlo come l'ha ristretto la Corte Costituzionale adesso, forse non c'era. E difatti questa è interpretata in quella visione più alta, proprio per evitare, perché ritengo che sia questa la vera sostanza, che se l'è un po' comprata, parlando chiaramente, la Corte di Cassazione, perché altrimenti non sarebbero arrivate a questo punto. E tant'è vero che nell'ultima parte della prima delle due sentenze della Corte Costituzionale, siccome il magistrato che l'ha fatta, il professore che l'ha fatta, il componente della Corte Costituzionale, non è certamente uno sprovveduto, anzi è una persona a cui deve essere data la massima stima da parte di tutti, conosce benissimo la storia, non si è potuto risparmiare un brevissimo accenno dicendo che questa imposta di registro come tassa dato ne sa un po' di lucerna, e questo è oggettivamente vero.
a mio avviso, in una riforma globale l'imposta di registro dovrebbe essere eliminata. Facciamo funzionare l'IVA, cosa interessa l'imposta di registro? Perché conservare l'atto e dare pubblicità a terzi c'è bisogno di fare l'imposta. Mi spiace per gli antecessori nostri, il professor Antonio Uckmar, che è stato mio professore ancora quando facevo l'università, Antonio Uckmar, non Victor, papà di Victor, che era il fondatore sostanzialmente dell'imposta di registro. Mi c'ho ancora i due volumi dell'epoca remota. E quando si fa l'interpretazione non si può prescindere, come ha detto giustamente lei, la norma codicistica. La Corte Costituzionale ha picchiato duro persino su quello, così come l'ha fatta, ha detto non rompiamoci più le scatole, basta, te il legislatore ha detto che così non è in contrasto con i parametri costituzionali e quindi tu giudice devi startene a questo, ed è una botta secca, è la risoluzione del conflitto di attribuzione in senso contrario alla Cassazione, parliamoci chiaro. E la Cassazione, così completiamo il cerchio, nell'ultima sentenza, quella che conosciamo tutti, che era un caso addirittura dove c'era l'interpretazione di tre atti, non di uno, di tre, con le licenze all'estero e tutto il resto, ha preso atto, ha chinato il capo. Si è messo il busto. E si è messo a ha detto, accucciato dal buon cagnolino la coda in mezzo alle gambe e si è presa a quel posto. Scusate il termine, con tutto, senza fare nessun oltraggio a nessuna corte di Cassazione di questo modo. Posso aggiungere che proprio questa mattina l'ho anticipato all'esordio, una delle tante altre cause che ho di questo tipo, ce ne sono, non sono le sue Scalabrini, sono un'altra, c'è la relazione, la mandata con rito non partecipato, quello che dovrebbe essere una messa in scena, insomma, per dire non veniteci a rompere le scatole, che tanto facciamo a meno di sentirvi, che mi ha fatto comodo perché andare a perdere tempo era assolutamente inutile, dicendo che effettivamente ha preso atto. E in questa presa d'atto, adesso non faccio nome e non dico la causa perché non sarebbe corretto, in maniera pregnante, che dimostra l'intelligenza di chi l'ha fatta, lo dice proprio come se avesse ricevuto un ordine legislativo dalla Corte Costituzionale, dicendo: io l'ho sempre pensata diversamente, ho scritto l'ira di Dio, ti ho mandato persino alla Corte Costituzionale, voi altri dite no, dite che la legge prevale, che cazzo, ci posso fare niente, faccio così, e va bene. E quindi ha detto: accogliete il ricorso, cassando una sentenza di un giudice di merito che viceversa la pensava aveva pensato diversamente, uniformandosi a quello che era il trend della Cassazione prima, salvo quell'unica eccezione di cui tutti conoscono anche chi è il relatore. Insomma, sono le cose che capitano. Il nostro mestiere è bellissimo, caro avvocato Previdi. L'avvocato è uno delle ancora delle poche creature in Italia che lo sa esercitare bene, può dire quello che pensa, finché dura, perché in altri stati, anche non troppo lontani, quelli che hanno detto quello che pensavano sono in galera. Ma perlomeno noi in Italia questo qui ce lo possiamo permettere, con le tasse che abbiamo pagato, perlomeno sono servite a conservarci il diritto di poter dire quello che pensiamo. E la consolazione non da poco, a dire la verità. Bene. Giustissimo. Mi ha fatto piacere conoscerla e condivido anche quale inizio il suo esordio, il suo diritto vivente. Adesso quando mi sono alta all'uzzolo sono andato a cercare tutto da dove è nato sto cavolo di diritto vivente, e un'altra di quelle ciofeche inventate per bypassare il diritto positivo, l'obbligo di pensare, diciamo così, giuridicamente. Vabbè. Bene. Vedo che Modena, ci sono altri c'è un bel foro. Ci sono altri interventi, ben volentieri, perché è un'occasione importante tra noi e il professore. Io chiacchiero, eh. Altrimenti butto lì un tema, prof, lei diceva sul fatto nel suo intervento, ha detto anche, ha fatto un appello, come chiamiamolo così,
per rimettere le questioni da parte dei giudici di base alla Corte Costituzionale direttamente, visto che la Cassazione non farà più l'errore. Si sono già pentiti amaramente. Ecco, prima. Quindi, ma qua sostanzialmente, qua siccome, come dicevo, la Commissione è frequentata anche da molti colleghi più giovani di me, che cosa bisogna preparare gli atti. Così bisogna già preparare. Quando sollevate la questione, ecco, bisogna che prendete proprio quella ordinanza resa dall'allora componente, ora presidente Coraggio, proprio in tema di agio, che era un vademecum di come si debbano sollevare le questioni di costituzionalità. A un convegno a cui avevo partecipato davanti alla Corte Costituzionale, c'era anche lui presente, io gli avevo fatto gli elogi, non sapevo neanche che era presente in aula, poi è venuto a presentarsi perché non me lo ricordavo più, l'avevo conosciuto a suo tempo perché era Consiglio di Stato, era Presidente di Sezione del Consiglio di Stato a suo tempo. Diceva come si fa, e bisogna avere pazienza perché abbiamo a che fare con una difesa che impinge sulla legge e si tratta di farla saltare. Quindi bisogna prendere come parametro la legge, dire che la questione della legittimità costituzionale è rilevante, quindi il giudice che rimette alla Corte Costituzionale non ha altra scelta, perché se ha un'altra scelta non è più rilevante per rimetterla alla Corte Costituzionale. Noi non siamo come il sistema come gli Stati Uniti, dove si può direttamente la parte investire la Corte Costituzionale là, della questione di legittimità, ma passa attraverso il filtro di un giudice rimittente. Quindi il filtro primo è quello della rilevanza. Poi, sempre in ambito di rilevanza, sperimentare che non ci sia la possibilità, anche questa qui si era poi inventata la stessa Corte Costituzionale, forse di fare il suo mestiere, che non ci sia la possibilità di addivenire a un'interpretazione conforme al dettato costituzionale, ancorché apparentemente il dato legislativo non dica questo, perché se questo sforzo è ancora possibile, si evita di vestire la Corte Costituzionale, che altrimenti sarebbe affogata come la Cassazione. Ma una volta che si sono superati questi paletti, si individua il parametro normativo, si trova al tertium comparationis, si individua la norma costituzionale con quale contrasta la norma imputata di incostituzionalità, l'articolo 3, l'articolo 24, l'articolo 53, quello che è della Costituzione, e la questione di costituzionalità si solleva così. E bisogna fare il lavoro, anche il difensore, anche per il giudice tributario, perché dicevo prima che il giudice tributario è quella sacrosanta persona che per 17 euro lordi fa sentenze su miliardi di IVA per prendere 17 euro tassati. Insomma, mi pare che anche fargli lo sforzo di andarsi a studiare il parametro costituzionale mi pare un po' eccessivo. Almeno preparateli la pappa fatta, in modo che se la condivide, che quindi il suo sforzo che fa è solamente quello di condivisione, riesce a sollevare congruamente la questione di incostituzionalità. Io mi ricordo ancora, proprio in quell'occasione, che un anno e mezzo fa, mi pare, non era ancora presidente, il dottor Coraggio, mi diceva che il dottor Coraggio lamentava la carenza di rimessioni. Considerava un po' giudice rinunciatario. Forse anche quello lì, però, però genesi dei fini, perché voi siete tutti giovani, ma io mi ricordo che c'era un giudice tributario che era di quello dove adesso è saltata la teleferica, quelle parti lì, che era un maestro di scuola, che non sapeva quasi niente di diritto tributario, ma aveva un'aspirazione alla costituzionalità e sollevava questioni di costituzionalità, tutte le sue decisioni mandava tutte alla Corte Costituzionale. Era un inflattore della Corte Costituzionale. Ecco, però faceva male, infatti le mandavano tutte indietro dicendo che erano tutte inammissibili o perché eri irrilevante o mal messe insieme o mal dedotte. Adesso però siamo arrivati al cesso opposto, perché i giudici tributari hanno una specie di stitichezza, scusate l'espressione non nobilissima, ma comunque molto naturale,
di rimettere le questioni alla Corte Costituzionale. Insomma, si prendono un po' una purga giuridica e sollevino adeguatamente, facciano una bella popò alla Corte Costituzionale, che è ben lieta di rispondere su questo. Così che si può, perché dobbiamo avere sempre sostenuto, ne sono convinto ancora adesso, noi tutti partecipiamo a quello che è il diritto. Il diritto non è una cosa che viene data, è anche sbagliato dire che la legge in sé, i codici, sono il diritto. Fanno parte del diritto, ma il diritto è vivo e cambia, passa attraverso la testa degli uomini, l'istituzione e tutto il resto. E questo, noi siamo protagonisti, ciascuno nel proprio ruolo, della formazione del diritto. Anche questo lo insegnava il mio maestro Salvatore Satta, quando si domandava che cos'è il diritto, finiva per dire che non sapeva, perché c'è il diritto, c'era tutti quanti, non è solo la Cassazione, neanche solo i giudici di merito, neanche gli avvocati, e tantomeno la dottrina, ma tutto l'insieme di tutta sta roba qui, che è verissimo. Un giurista ignorato dai modi, un francese, Savatier, che ha scritto un libro bellissimo, La métamorphose du droit, la metamorfosi del diritto, è l'esempio vive bellissimo, descrive la formazione del diritto come una metamorfosi continua, ed è la verità, questo è il vero diritto, a cui noi partecipiamo tutti quanti, ciascuno dal punto di vista suo, anche l'imbecille che non capisce niente, che dice una fesseria e che se la fa rimarcare da parte del giudice, ha contribuito anche lui, come la scienza, a dar vita al diritto. Quindi siamo partecipi tutti quanti e siamo anche corresponsabili in questo senso. Bene. Non so, c'è qualche altra domanda? Posso intervenire? Per Claudio, con vero piacere. Allora, io prima un ricordo, perché cosa vuoi, è un tale piacere ascoltare il professor Glendi. Tanti anni fa eravamo all'esordio del nuovo processo tributario, allora io partecipo, eri giovane anche tu Corrado, io non più tanto, oggi partecipai a un convegno, credo fossimo al Forum Monzani, e i relatori erano il professore con l'allora presidente dottor Sernicoli, mio maestro, e devo dire che ricordo che il professor Glendi all'epoca disse che quello del difensore tributario era un bellissimo mestiere, e mi fa piacere che lo ripeto proprio tenace. Ma professore, le sto dicendo, mi fa molto piacere dopo tanti anni sentirglielo ripetere oggi e con quell'entusiasmo che credo sia un incoraggiamento anche poi ci fa guadagnare anche dei soldi, ma guardi che ci consente di vivere qua. Guardi, pensi che mi ricordo cosa disse lei. Allora, mi ricordo cosa disse lei al dottor Sernicoli quel giorno, stranamente polemico. Dice: guardi, presidente, che oltre a essere un bellissimo mestiere, ci fa anche campare. E quindi davvero mi fa veramente piacere risentirla con lo stesso entusiasmo di allora. Credo che sia un bel insegnamento per i giovani. Torno al concreto io invece, perché l'operatore... Ora, io capisco che le sto chiedendo una specie di preveggenza che forse un po' troppo anche per lei, ma io torno all'articolo 20, perché davvero sia l'intervento della Corte Costituzionale sia l'interpello dell'Agenzia lasciano aperta la porta per le operazioni di conferimento e successiva vendita di partecipazioni, diciamo, ad un intervento tramite lo strumento dell'abuso del diritto. Sulla base della sua esperienza, lei pensa che la questione sia chiusa qui o ne sentiremo ancora parlare di come si... Vede, io posso, non le ho fatte abbastanza... Prima, professore, prima del suo intervento, che è importantissima la domanda di Claudio, posso dire solo un'altra cosa? Sì. Magari così prende più spunto, anche perché all'estero, sto finendo quella cosa che mi ha detto di fare sulle varie abusi del diritto delle varie nazioni, tra la Germania, Gran Bretagna, Spagna, normative europee, c'è l'OCSE che ha fatto il progetto BEPS, Base Erosion Profit Shifting, nel 2005, sulle azioni contro le politiche e pianificazione fiscale aggressiva. Aggiungo solo super rapidamente sul fatto, torno a quello che diceva
correttamente Claudio Previti prima, l'avvocato Previti, che diceva sull'interpretazione del diritto, devo buttargli una cosa prima della sua risposta, per quello che diceva, richiamare l'articolo 20, quanto diceva adesso Claudio Trenti invece. Ma sul 1362, che è normativa codicistica, è quando in un contratto ci sono diverse interpretazioni. Ma quale può essere la mia interpretazione per pagare più tasse? Io non sono una parte contrattuale, io sono un contribuente, cerco di sfruttare gli aspetti che il legislatore non ha chiarito per cercare di pagare meno tasse possibili. Sbaglio a fare così? Devo andare nell'ottica di che adesso le rispondo. Lei è sempre provocatorio, caro Scalabrini, ma io la metto subito in riga. Il dottor Trenti ha focalizzato benissimo il problema. Paterna pro fisco, facciamo un po' caso che mi pagasse il fisco adesso, ecco, siamo un po'. Cosa che non mi dispiacerebbe se mi pagasse, perché così puoi pagare le tasse più volentieri. E, insomma, la via ancora che resta al fisco è quello di sbandare sull'abuso del diritto, su questo non ci sono dubbi. Ma l'ha detto la stessa Corte Costituzionale, l'ha detto tra le righe, torno a ripetere. E la Corte Costituzionale, quelle due pronunce li sono fatte da uno che il diritto tributario lo conosce. Solo che su quel binario lì si incontrano nuovi paletti con i quali l'amministrazione deve fare i conti. Poi, per carità, troverà il sistema anche lì, dovrà ingegnarsi di calibrare meglio. Prima era una porta, un'autostrada aperta, con l'abuso del diritto c'è stata un'epoca dove era... sfangava da tutte le parti, vedevano abuso del diritto, peso del prezzemolo da tutte le parti, c'era più difesa da nessuna parte, addirittura la rilevavano d'ufficio in Cassazione, più di così. Se ricordate tutto il dividend washing, il dividend tripping, tutte quelle robe lì, per la prima volta la Cassazione cassava tutto, dava sentenze sostitutive, faceva quello che voleva. Adesso i paletti ci sono e 10 bis, la nuova normativa sull'abuso del diritto, per quanto non fatta benissimo, io mi sono permesso di criticare anche un po' la formulazione, avevo partecipato anche lì quando era in formazione, c'era il presidente Gallo che se ne occupava, eccetera, avrebbe potuto essere scritta anche meglio, ma comunque sia, dei paletti li pone sicuramente, e questi paletti li deve superare l'amministrazione. Non c'è più l'autostrada, ma c'è un sentiero davanti. Quel sentiero lì, prima o dopo, lo cercherà di percorrerlo sicuramente. D'altra parte, è la sua funzione, non bisogna mica negarlo. Anche loro sono importanti e necessari, perché sennò non pagherebbe le tasse nessuno. E quindi non ci sarebbe neppure la garanzia di poter dire quello che si vuole, visto che rientra nelle spese generali, della fiscalità generale. Però, certo, è una via impervia oggi, perché i parametri attuali sono tali che non basta con le cessioni d'azienda fare collegamenti o anche con quella dell'ultima sentenza delle licenze, delle cessioni alle società estere e tutto avanti. Però i tre contratti. Non basta quello. Se li pone così, oggi come oggi, se applicano la legge così come l'ha detta la Corte Costituzionale e tutto il resto, perdono la causa. Non è detto che usando l'interpretazione in maniera un po' più sapiente, adeguata, possono infiltrarsi sull'abuso del diritto e trovare d'altra parte la loro funzione. L'ente impositore fa quello, cosa volete che faccia? I tempi quello là di Nottingham andava nelle case e portava via i soldi che c'erano nelle famiglie. Adesso viceversa è un po' più sublimata attraverso la funzione vincolata e l'esercizio dell'interesse legittimo che venga esercitato il potere impositivo in maniera conforme ai parametri normativi. Ma la sostanza poi è sempre la stessa. Se pensate alle guerre che ci sono state in Europa, ma dai tempi di Giovanni senza terra e tutto avanti, la maggior parte delle guerre sono state causate da un problema fiscale, c'è poco da fare. E quindi è un problema della vita istituzionale. Fisco c'era anche se noi lo ignoriamo, ma c'era anche nel diritto romano e nel diritto greco, in maniera diversa, c'era anche lì. Nel diritto romano era formidabile perché c'era
il processo delatorio, cioè il vicino di casa poteva fare il delatore dicendo che quello là aveva, però incontrava delle responsabilità, perché se nel processo lo perdeva, pagava non solo di tasca sua, ma anche con pene corporali, perché i romani non scherzavano, cioè, ti buttavano giù dalla rupe tarpea che si è vista, si è vista. Quindi avevano una fiscalità e un tipo di applicare la sanzione più robusta del nostro. Sì. Però ha sempre la stessa zuppa più o meno. Bene, cari colleghi, io sono contento, vi ringrazio perché mi sono divertito. Mi sono divertito, spero di non avervi annoiato, detto, avete chiesto la critica la mia, io ho detto la mia. Lascio la chiusura ai due Claudio, al presidente, io non ho più altro da dire, insomma, io sono... Sono nomi impegnativi quel Claudio lì. Claudio è stato uno dei pochi imperatori che, a parte i suoi vizietti, che pare che avesse qualche vizietto, ma comunque... Ma la sua fortuna è stata che faceva aveva governato bene. Sì, era andato anche persino in Inghilterra, ci aveva fatto anche il vallo. Esatto. C'è un libro bellissimo di Robert Graves, Io Claudio Imperatore, che lo consiglio, un libro divertentissimo e anche una certa verità. L'ha diciamo... tradotto lei? L'ha tradotto lei? No, l'ha io l'ho letto. Vede, ma lei è privilegiato perché lei conosce l'inglese. No, l'ho letto in italiano. Un libro... si è tradotto. No, un libro tradotto, sì, l'ho letto in italiano. Robert Graves. No, io leggo in francese perché mi piace moltissimo il francese, anche a me. Lo frequento anche meno. Grazie professore, è stato veramente un piacere ascoltarla e sì, condivido molte delle cose, quasi tutte le cose che ha detto e spero che avremo occasione ancora. Perché siamo ancora liberi. Sì, è vero. Ancora liberi qui da noi, guardi, in questi giorni noi abbiamo celebrato il sostegno a una collega nostra che è una collega che è morta di sciopero della fame in Turchia. La povera Ebru, ne avrà sentito parlare, di tanti colleghi nostri avvocati turchi, ci tengo a dirlo perché non perdo occasione, perché noi aderiamo all'Osservatorio Internazionale per la difesa degli avvocati in pericolo, noi come ordine di Modena, ci tengo a ricordarlo, perché in Turchia arrestano gli avvocati sistematicamente, li processano, li condannano perché stanno difendendo i diritti degli oppositori di regime. E quindi ecco, io volevo cogliere questa occasione, diciamo. Bravo, avvocato Breviti, bravo, bravissimo. Bravo. Fortunatamente io sono in Italia, quindi mi sono permesso di dire le cose, altrimenti avrei già alla porta qualcheduno che mi arresta. Proprio così. Bravissimo, avvocato, bel memoria, ottimo, bravo. Cosa dire, per conto mio, davvero solo un grande ringraziamento al professor Glendi. È stato un pomeriggio per me interessantissimo e ribadisco davvero, credo a nome tuo di tutta la commissione, a considerarsi invitate, ospite d'onore a tutte le prossime iniziative. Non sono imputato però. No, ha visto che mi sono tornato per calibrare i termini. Ho detto, non sono importante. No, ho detto invitato ed ospite d'onore, mi sono fermato un secondo. Bene, allora ringrazio tutti e viva, adesso passo un altro webinar. Grazie professore, grazie a tutti. Arrivederci. Saluto, grazie anche all'avvocato Rudi che ha organizzato così bene questo seminario, grazie. Arrivederci. Ciao Claudio. Ciao Claudio.